tutti, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, insomma, ciao a tutti. Oggi voglio fare un video di riflessione, un po' anche insieme a voi, per condividere delle sensazioni circa i film horror, perché io ho veramente delle serie difficoltà a capire e anche a farmi coinvolgere, quindi a capire come diciamo, funzionano, come sono strutturate anche le case dei film horror, soprattutto quelli americani. Adoro guardare film, li guardo di tutti i tipi, di tutti i generi, e mi coinvolgono sempre molto, anche quelli più stupidi, diciamo. Però io spesso con i film horror ho veramente un problema, perché li trovo assurdi, li trovo stupidi e non mi coinvolgono. Quindi io ho, diciamo, pensato a sei incongruenze che vedo nei film horror e che riguardano le case. Incongruenza numero uno: quasi sempre, molto spesso, succede che le case siano costruite sopra a vecchi cimiteri, vecchi, non lo so, insomma, cimiteri proprio tipo anche indiani, vecchissimi, antichi, o che in quelle case siano stati commessi atroci azioni in un passato, per cui si vedono queste famiglie che, tutte contente e felici, credono di aver diciamo, fatto l'affare della loro vita, perché hanno comprato una casa enorme, bellissima, sempre molto isolata, devo dire, e ad un prezzo stracciato. Il motivo, appunto, è che presto arriveranno orde di fantasmi, orde di spiriti incavolati con l'universo, che vi tormenteranno e vi uccideranno. Incongruenza numero 2. Fateci caso, ma molto spesso quando ci sono le case, quelle a pian terreno, comunque hanno un unico piano, o comunque ecco, nella parte comunque quella a piano terra, non ci sono pareti di muro, non ci sono muri, ci sono pareti di vetri. Fateci caso, molto spesso ci sono queste persone, no, che tentano di proteggersi dentro casa chiudendo finestre, chiudendo porte, tutto quello che si può, e girano per casa, no, a chiudere tutte queste cose, e voi vedete sempre solo finestre, non ci sono le pareti, sono solo finestre che lasciano intravedere l'esterno, con tutto il pericolo che sta avanzando verso le povere vittime. E quindi io mi chiedo, ma la casa come fa a stare in piedi se ci sono così tante pareti di vetro? Cioè, non è possibile. E perché fare tutte queste pareti di vetro? Non lo so. Poi, incongruenza numero 3. Fateci caso, quando devono chiudere la porta d'ingresso nella casa, che dovrebbe essere comunque un portone, no? Una porta che dà sicurezza, fateci caso, sono sempre delle porte molto leggere, molto spesso anche queste sono fatte di vetro in gran parte, o comunque anche nella parte superiore comunque c'è del vetro, e quindi, cioè, sono delle porte veramente, cioè, tipo le porte quelle che chiudono le stanze di una casa, insomma, poco più, sono porte veramente leggerissime che, cioè, vengono giù anche con un soffio. Cioè, a me a volte viene da pensare proprio alla casa dei tre porcellini che viene abbattuta con un semplice soffio. Cioè, quelle porte già di per sé si vede che non ti proteggeranno. Perché insisti a chiuderti dentro una casa fatta con un portone debolissimo, con delle pareti tutte di vetro? Perché credi che quella casa ti possa proteggere? Non ti proteggerà mai. E infatti molto spesso muoiono quasi tutti gli abitanti della casa. Poi, incongruenza numero 4, e questo si vede spesso nei film, ma non solo quelli horror, in generale.
anche nelle serie TV, anche in film più semplici. Le porte d'ingresso delle case molto spesso vengono aperte tranquillamente dagli estranei dall'esterno. Questo non è possibile, non esiste nella realtà una cosa del genere. Quindi infatti molto spesso nel tipo arriva il vicino che magari, che ne so, è incuriosito da dei rumori, da delle cose, e quindi vuole controllare che la situazione sia tutta ok. E che cosa fa? Prima bussa, suona, nessuno risponde, che problema c'è? Entra tranquillamente dalla porta d'ingresso con un modo un po' soqquatto a chiedere se va tutto bene, ma se finora non ti ha risposto nessuno, evidentemente o non c'è nessuno o le cose non vanno benissimo, quindi magari è meglio se invece che entrare va via. Comunque, tranquillamente le porte si aprono dall'esterno. Incongruenza numero 5. Queste case hanno sempre un piano sotterraneo molto grande, una cantina, un ripostiglio, insomma un piano sotterraneo che è, a parte, pieno zeppo di roba, quindi ci si può nascondere lì in mezzo la qualunque, cioè ci possono essere animali, fantasmi, demoni, spiriti, serial killer, ci può essere di tutto nascosto lì dentro. Ma fateci caso, sono vani sempre molto grandi, no? Ma tipo illuminati da una misera lampadina che puntualmente o si fulmina o viene rotta, lasciando quindi la povera vittima al buio in quel posto pieno zeppo di pericoli. Io dico, se hai un luogo così grande, sotterraneo tra l'altro, quindi senza proprio finestre, ma mettici una fila enorme di luci a LED che fanno una luce assurda, illuminalo come se non ci fosse un domani, perché non si sa mai cosa ci può essere lì in mezzo a tutta quella roba, cosa si può nascondere. No, c'è una misera lampadina che si rompe. Incongruenza numero 6. Queste case, che già di per sé sono un pericolo solo a guardarle, sono sempre anche molto grandi. Magari ci vanno ad abitare due persone, tre persone, però sono enormi, sono grandissime e piene di pericoli. E queste persone vanno sempre incontro al pericolo. C'è un rumore sospetto in una stanza? Ci vanno. C'è, che ne so, qualunque cosa in una casa enorme. Cioè, già la casa enorme di per sé fa paura se uno è da solo. Ma scappa, ma vai via, allontanati, perché corri verso il pericolo. Questo, cioè, succede sempre, ma sembra che le persone siano proprio stupide, che non gli funzioni quella parte del cervello che le avverte del pericolo. Quindi queste sono le 6 incongruenze a cui io ho pensato e che spesso vedo nei film horror, che veramente molto spesso mi fanno spegnere il film e non riesco a finirli. Quindi io non so voi, ma a me i film horror, quelli che veramente, non dico spaventano, però comunque che mi tengono un po' in tensione, che mi creano un po' di suspense, non sono tanto quelli così banali, pieni magari di scene un po' anche schifose, ma no, sono quelli che mi tengono impegnata più che altro la mente, tipo, che ne so, mi piacciono molto tipo anche gli horror giapponesi, dove magari non ci sono tantissime scene schifose, ma ci sono comunque queste presenze, questi spiriti, questi personaggi un po' inquietanti, quelli proprio mi piacciono tantissimo. E comunque mi piacciono quelli appunto che hanno una tensione più psicologica. Poi magari certo mi piacciono anche le scene quelle un po' più macabre, un po' più schifose. Io per esempio adoro i primi episodi di Saw. Poi anche lì alla fine è diventato abbastanza stupido, però i primi sono fantastici.
E quindi niente, questa è la mia riflessione sui film horror, e quindi fatemi sapere se anche voi la pensate come me, se avete notato altre cose strane che non vi piacciono nei film horror, che magari io non ho detto, mi sono dimenticata, e quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ovviamente vi ricordo di iscrivermi ai social che trovate sotto, di cliccare sulla campanella per essere aggiornati quando pubblico nuovi video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!